Bene, grazie, buonasera per essere venuti, grazie Leonida, andrà tutto bene, stai tranquilla, facciamo una bella presentazione. E a distanza di qualche anno ci rivediamo. Il precedente libro di Leonida, com'era il titolo? Là dove Là dove nasce la compagnia, ha avuto un bel successo, quindi vi devo ringraziare soprattutto Miglianico per aver dato l'opportunità a Leonida di stampare e vendere un bel quantitativo di libri. Era un'edizione per bambini, l'esordio di Leonida e quindi possiamo essere soddisfatti. E ha meritato chiaramente di andare avanti, di continuare. Questa volta ha fatto, diciamo, un salto di età, quindi un'opera dedicata a bambini grandi, e quindi cioè, è un'altra storia. Adesso vi presento la relatrice, che è Maria Cristina Solfanelli, che è mia figlia, che conosce bene l'opera, quindi spero che ci faccia una presentazione che sia accattivante e che ci faccia desiderare soprattutto di leggere questo libro. Grazie Leonida di aver avuto fiducia nella mia casa editrice, che questo è importante per il rapporto che ci deve essere di collaborazione tra editore e autore. E allora, non vogliamo perdere tempo e quindi do la parola a Maria Cristina di relazionarci su questo bel libro. Diciamo il titolo? Il fatto bianco. Buonasera a tutti, sono Maria Cristina e sono onorata di stare qui a presentare questo bellissimo romanzo, Il falco bianco di Leonida Mammarella. Sono onorata anche perché è la prima presentazione di questo libro. E io già vi chiedo scusa perché ho la tosse e quindi spero di poter parlare a volume alto senza che abbia degli attacchi di tosse improvvisi. E il fatto è che non posso neanche prendere medicine perché siccome sono diventata mamma da un mese e mezzo e sto allattando né medico né farmacista né pediatra, nessuno mi dà medicine da poter prendere, quindi dobbiamo accettare quello che vada via da solo. Innanzitutto vorrei presentare quindi l'autrice, anche se so che la conoscete, e ci piacerebbe, o meglio, mi piacerebbe sapere, dato che la conoscono, chi è Leonida e cosa fa nella vita. Anche, certo, non vogliono sentire solamente me, sicuramente. Mi conoscono tutti, faccio un po' di tutto, la mamma, la nonna, la moglie, scrivo, mi piace fare la figlia, tutto. La passione per la letteratura, per la scrittura, quando è nata, come è nata? Io sempre, mi sono sempre appartato un pochettino da piccolina, ho scritto un po' il tramonto, ho scritto parecchie poesie, si chiamano così, non proprio. Ho vinto qualche concorso, poi ne ho scritto più di 100. Dopo, 5-6 anni fa, sono andata a Medjugorje, non so se siete, però sono tornata e ho fatto le mie impressioni con una foto da regalare a quelli che sono venuti da me. Nostro amico Ianis ha detto: tu c'hai la nota, devi scrivere. Mi ha regalato un quaderno con una penna e con il titolo Un oceano di felicità. E ho scritto la mia autobiografia. Mi è piaciuta, mi è venuta la voglia di scrivere come se andrei in una crociera, non so, qualcosa che mi trascina, mi piace. Quindi lei ha già pubblicato Là dove nasce l'arcobaleno e Il falco bianco, e ha in progetto anche qualche altro romanzo, sì. qualche altro. Come appunto la maternità, l'amore e la lotta per i propri ideali.
e dei temi che certamente coinvolgono tutti noi, ma anche l'amicizia, il viaggio, l'avventura che incuriosiscono invece anche i più giovani. Quindi scrivendo questo racconto ha pensato di rivolgersi però ad un pubblico in particolare oppure diciamo scrive lasciandosi trasportare dall'ispirazione, si lascia trasportare dall'ispirazione. Quindi prima di cominciare a scrivere normalmente un progetto oppure si lascia... Mi viene in mente il titolo? Una persona che cambia la quindi comincia dal titolo e poi perché io ho un'esperienza diciamo di due esempi contrastanti, diciamo una scrittrice della casa editrice di cui non faccio nomi però e lei dice che scrive non tanto sotto ispirazione ma quasi in trance praticamente, che talvolta non ricorda neanche quello che ha scritto, lo deve andare a rileggere. Infatti io dicevo che giorno è quando danno a me dalla bambina che sentivo che mese è perché io non ho mai scritto, scrivo un romanzo non è facile, ho iniziato da sola. Mi sono reso conto, non mi ricordavo, se era Natale, quanti anni aveva, non si chiamava la mamma, né il padre. Allora, ho preso un quaderno, mi ha iniziato e mi ha cominciato a scrivere. Il mese di ottobre, la mamma Giovanna, e così è stato più facile. Quindi degli schemi che possono aiutare la stesura del libro. E invece ci sono persone, quindi questo penso che sia anche un modo di scrivere soggettivo, perché poi ci sono persone, un autore che mi ha chiamato e ha detto io ho scritto, voglio pubblicare il mio futuro libro, ho scritto 50 pagine, però arriverò a 100. Quindi è un modo di scrivere sicuramente diverso, quindi, però quindi abbiamo capito che questo è un racconto tratto, diciamo così, dall'ispirazione. Ci sono degli elementi all'interno del racconto che rimandano un po' anche alla favola, pur non banalizzando affatto il contenuto del racconto stesso. Essi sono la presenza di questo falco bianco, che è un animale maestoso, leggiadro, che spesso in letteratura riveste un preciso simbolismo. E anche per esempio nella falconeria medievale i falchi erano riservati alla nobiltà. E siccome in determinate zone era anche difficile ottenerli, questo accresceva il prestigio di possederne uno. Questo prestigio, in questo caso, e in questo racconto, è riservato ad Alan, quindi direi il coprotagonista, diciamo così, del racconto, che inizialmente però non appare affatto nobile, anzi, sembra un uomo piuttosto rozzo, poco curato, però andando avanti, diciamo, con la lettura si rivelerà invece un personaggio tutt'altro che rozzo, un po' come, per tornare sempre al concetto di favola, un po' come accade nella Bella e la Bestia, che appunto questa bestia che è diventata tale a causa di un amore finito male e che poi tornerà un po' ad essere il principe azzurro e, grazie invece al nuovo amore, quindi quello in questo caso con la protagonista. Leonida ci può descrivere quindi questi personaggi, la protagonista e il coprotagonista, Alan? Allora, io quando comincio a scrivere mi vedo sta ragazza che ha fatto la tesi, che intorno non è che ci metto a mancare la goccia, cioè, di Madonna, che devo scrivere dopo, poi viene da sé, è difficile smettere. Com'è questa ragazza? Quali sono le caratteristiche di questa ragazza? Magari è seria, no? Una ragazza che respira un po' la mia età, quando ero giovane, magari. Però con le aspirazioni di adesso, mi piace viaggiare, piace... Quindi c'è qualcosa di autobiografico anche nel personaggio di... No, viaggio da qua, quindi con la fantasia... I desideri e le fantasie. Questo Alan è arrivato dopo. Non me lo programmo, prima da solo. E quindi dicevamo che questo falco, che è un animale prezioso, che ha un ruolo importante sin dall'inizio, perché diciamo l'incontro con il falco inizialmente che sembra provvidenziale, poi invece però sarà importante per tutto il racconto perché appunto funge da guida, quindi ha un ruolo di guida continuo e un aiuto un po' dall'alto a tutti gli effetti.
E lei diceva prima che è stata a Medjugorje, quindi c'è anche una la fede all'interno di questo. E può essere anche rappresentato da questo falco bianco, da quanto mi sta pensando adesso, perché questo falco bianco non mi sono messa a studiare che poteva, tipo lo Spirito Santo, per esempio. Non lo sì, so, perché è un aiuto costante, diciamo, nei momenti di difficoltà c'è sempre questo falco che in qualche modo può sembrare la provvidenza. Quindi se lei parlava della fede mi viene in mente che possa essere anche. Sì, noi siamo una famiglia, tutti i figli scompati nella fede. Guarda, la vista pure la cappellina che è un vanto per noi. Quindi io da bambina sono sempre un po' solcata questa fede, sempre un po' mischiata. Perché sicuramente si vede che ha un simbolismo questo fatto che non è semplicemente un animale intelligente che ritrova la strada di casa o che indica la via, e simboleggia sicuramente qualcosa di più. Un'altra tematica importante è quella del viaggio ed è la cosa principale, e di cui anche del viaggio, cioè la letteratura ne è intrisa questa tematica, perché il viaggio è uno spostamento fisico ma ha anche un significato metaforico, è una ricerca interiore, rappresenta un cammino di redenzione, a volte di purificazione. In questo caso, nel racconto di Leonida, il viaggio assume anche qui più sfaccettature. Comincia apparentemente con un semplice viaggio, tanto che non è nemmeno voluto dalla protagonista, perché è un regalo che le è stato fatto in merito appunto alla laurea in veterinaria. E quindi non è un viaggio che lei ha voluto espressamente, è un viaggio che lei è costretta a fare. Però fondamentalmente prosegue come un cammino di crescita che la ragazza deve affrontare. Mi piacerebbe leggere qualcosina, posso quindi per inizio proprio dalla prima parte, dal primo capitolo del libro. La partenza. Ero solo al mio primo sbadiglio. La luce che filtrava attraverso le fessure delle serrande mi infastidiva e mi girai dall'altra parte. D'improvviso aprii gli occhi ed ebbi un tuffo allo stomaco. Dappertutto vi erano valigie, fiocchi e scatole. La sera prima avevo festeggiato fino a tardi la mia tanto sospirata laurea in veterinaria. Con un balzo saltai dal letto, ricordando l'incredibile regalo dei miei genitori e amici. Un viaggio tutto organizzato con destinazione e sorpresa. Erano le 8 e la partenza era fissata per le 10. Mi aspettava un aereo privato noleggiato apposta per me. Nella confusione notai il regalo di mia madre, un paio di scarpe con tacchi a spillo vertiginosi di 12 centimetri, pronte per essere indossate. Scusa, mamma. Eppure la mamma sapeva che portavo solo scarpe comode. Accanto vi era un bigliettino su cui campeggiava la scritta: buon viaggio, caro. Chissà che bel viaggio sarebbe stato con quei trampoli e con la paura dell'aereo che mi attacchi dagli ara. Chi mi sarebbe stato vicino e mi avrebbe sostenuta se avesse avuto paura? Mi preparai in fretta e furia e presi una cartellina contenente i miei documenti, un'agenda e una penna per scrivere le mie impressioni. Al ritorno le avrei fatte leggere a tutti coloro che avevano contribuito a regalarmi il viaggio. Dopo un po' arrivò mio padre. Trovandomi in uno stato di forte agitazione, mi spiegò che avrei potuto rimandare il viaggio, magari cambiando itinerario, o che avrei potuto organizzarlo con amici. Ma era tutto pronto e decisi ugualmente di partire. Portammo giù i bagagli, li caricammo in macchina e ci dirigemmo verso l'aeroporto. Una volta arrivati, mi raccomandò al pilota, mi abbracciò con tutto l'affetto che nutriva per me e, mettendomi in mano una valigetta, mi benedisse con un bacio sulla fronte. L'aereo cominciò a muoversi e decollò.
Vedevo mio padre sempre più piccolo e le nuvole sempre più vicine, mentre il mio stomaco sobbalzava e rotolava. Mi venne voglia di un caffè e il pilota mi indicò dove prenderlo. In quel piccolo aereo c'era davvero ogni comfort a portata di mano. Il pensiero mi tornò alla sera prima, movimentata ed emozionante come poche. Avrei ricordato la mia festa di laurea per tutta la vita, con musica, luci e tanto da mangiare. Avrei voluto ringraziare tutti, ma non ne avevo avuto il tempo. Non avevo potuto scegliere neanche la meta del mio viaggio. Gli altri avevano deciso per me. Forse era stata una buona idea, magari avrei conosciuto un mondo nuovo e gente interessante. Intanto, fino ad allora, tutto filava liscio. Il volo era tranquillo e il pilota ogni tanto mi parlava dal microfono. Gli chiesi dove stavamo andando. Sempre se lo posso sapere, aggiunsi con un tono ironico. Stiamo attraversando le montagne della Svizzera, mi rispose. La terrò al corrente del nostro tragitto. Non si preoccupi. Le sue parole mi rassicurarono e mi sentii quasi una donna importante con l'aereo privato e il pilota personale. E questo, diciamo, è l'inizio di questa storia importante. Naturalmente noi subito, da lettori scafati, sappiamo che all'improvviso succederà qualcosa, il colpo di scena che cambierà la vita, soprattutto della protagonista, che poi vivrà un'avventura straordinaria. A lieto fine? Drammatica? Questo non è dato sapere fin quando non lo leggerete e arrivate fino alla fine. Ora, però, questa attesa del mistero. A te piace il mistero, piace immaginare una situazione normale, tranquilla, che però, come tutte anche le cose belle della vita, all'improvviso possono dare delle sorprese. Quindi vuol dire che dobbiamo essere contenti di quello che ci abbiamo, però guardarci un po' anche alle spalle. Quindi questo colpo di scena che tu hai immaginato e che sarà per la protagonista un motivo, diciamo, di crescita, perché le esperienze negative che volta fanno bene perché insegnano e poi ci permettono di rimetterci sulla retta via, qualche volta invece le esperienze negative diventano distruttrici. Per esempio, faccio un esempio, no? Uno non studia, va male a scuola, diventa un dramma, però si può recuperare. Cioè, alla fine, gli ultimi mesi di scuola, si mette a studiare, recupera e quindi ha una possibilità di riscatto. Un'esperienza negativa senza via d'uscita è quella di fumare uno spinello, che poi ci porta a una droga più pesante, e da lì, da quelle situazioni, è difficile uscire. Quindi ci sono esperienze difficili o drammatiche che ci possono dare un insegnamento e un miglioramento nella vita, altre invece che ci perdono per sempre, quindi bisogna essere molto prudenti. Naturalmente per chi come te, come me, crede, diciamo, nella possibilità di un riscatto, quindi nella salvezza che spesso ci viene dalla provvidenza, abbiamo, diciamo, fiducia che succederà, che può succedere anche qualcosa di buono, e soprattutto se attorno a noi abbiamo saputo comunque mantenerci una famiglia, mantenerci i figli, mantenerci le amicizie possibili, perché nulla ci è regalato, le cose che dobbiamo conquistare e coltivare, ecco. E quindi giorno per giorno noi dobbiamo avere queste relazioni umane di amicizia, che nel momento della caduta nostra possiamo ricorrere al loro soccorso, ma anche essere pronti a soccorrere gli altri nel momento del bisogno. Allora, allarghiamo il discorso. Quanto della tua fede religiosa è presente in questo romanzo? No, ma lì, ad alta voce, questo libro registriamo. Quello che mi sentivo quando dire. Appunto, perché c'è questo fardo, cioè, c'è un piano di una cosa religiosa.
di una cosa che può venire in, in soccorso ogni volta. Esatto, sì, ma ecco, è stato così. Quindi è un, diciamo, un soccorso straordinario, perché ci viene da un animale che di solito non è che interagisce molto con noi, però anche lì trova comunque soccorso anche le persone che incontra, perché comunque ha delle esperienze positive. Incontra una persona che come primo momento non ci dà fiducia, perché noi spesso giudichiamo, è normale, sui comportamenti esteriori, sull'abbigliamento e su altro, e quindi ci facciamo un'idea, perché abbiamo certe così, cognizioni del piano. Però spesso al di là, diciamo, di come si pongono le persone, se gli si dà la possibilità di rivelarsi per quello che sono, quindi da, un, da un'immagine negativa invece poi si ribalta. Vediamo che spesso le persone che all'inizio non ci danno fiducia invece poi forse si spostano meglio di quello che noi credevamo, perché sì, se vuoi venire ti puoi avvicinare, ecco qua, vediamo se riesco. Cioè, infatti, nonostante la caramella non... quindi io ho chiuso con l'apparenza che spesso inganna, che lei pensava di essersi in una situazione drammatica o essere abbandonata a una cosa misteriosa, invece poi trova delle certezze, sa costruire delle relazioni di amicizia che poi ci saranno anche quando lei si avvicinerà al villaggio, perché in quel momento è stata costretta dalle situazioni a vivere isolata, però poi ha scoperto che c'è un'umanità. Oltre il nostro giardino c'è un'umanità che aspetta, che ci accoglie e ci può essere d'aiuto. Lei ha trovato, ma perché si è messa anche nella disponibilità d'animo di essere accettata. Qualche volta veniamo rifiutati, però facciamo un esame di coscienza, dice, ma non ci siamo proposti nella maniera giusta, è stato l'approccio ideale, un po'. Facciamo autocritica e vediamo che le cose possono, da quelle che ci sembrano negative possono essere trasformate in qualcosa di positivo. Mi piacerebbe sapere, ecco, se lei si rivede in questa ragazza, anche nelle esperienze che la ragazza ha fatto, anche nella stessa maternità. Non lo so, siamo tutte donne. Ci sarà sicuramente, ci saranno sicuramente degli elementi che lei di se stessa ha inserito all'interno della descrizione di questo personaggio. E questa maternità, secondo lei, ha cambiato questa ragazza? In che modo? Io lo vedo, diciamo, lo vedo anche con me. Che, allora, vedo tu che adesso sei stata mamma, io sono stata mamma. Sì, ho visto come la vita viene stravolta in positivo, no, in negativo, no. Nelle, positivo, ma più impegnate esatto, negli impegni e nelle difficoltà, nei sacrifici, però anche nella bellezza, perché mi fa capire come la maternità fondamentalmente è un dono, e questa ragazza comunque l'ha potuto sperimentare. In che modo ha cambiato la vita di questa ragazza, la maternità? Facendola apprezzare di più la vita e facendola amare ancora di più il suo uomo. Anche perché lei, diciamo, dalla nascita di questa bambina è andata poi alla ricerca, invece che prima aveva un po' abbandonato del suo, tanto che la chiama con lo stesso nome. Se c'è qualche altro capitoletto che lei ha a cuore, che vogliamo leggere, se no, se volete fare delle domande, se avete delle domande, delle curiosità da chiedere a Leonida. Leggiamo il libro. Leggete il libro, è una buona. In effetti è un buon consiglio. Qui vedo che c'è Antonella. Perché l'ho detto io. Antonella, i nomi ispiratori a quello spettacolo. Sapete, mi vengono qua dietro. Simone manda i salmi. Sì. Antonello, non l'hai letto il romanzo? No, lo so. Benissimo. Se no non viene la presentazione. Beh, ma ci sono, tu sai, mi insegni che ogni romanzo viene letto in maniera diversa secondo di chi lo legge, perché i romanzi non dovrebbero essere troppo descrittivi né
dei paesaggi e neanche dei personaggi. Bisogna rimanere un po' nel vago, perché bisogna dare la possibilità a ciascun lettore di metterci qualcosa in più. Quindi non è necessario che il personaggio venga descritto proprio perfettamente, proprio perché ogni lettore può aggiustare nella fisionomia che più gli piace, e anche gli ambienti, non è che bisogna essere per forza precisi, pedanti, tutto quello che... È la magia che... del libro a dispetto invece del film, che già ti fa vedere tutto, invece il libro ti dà la possibilità di immaginare. Nel film sei uno spettatore passivo, perché c'hai il racconto, vedi tutto, e quindi è una posizione, diciamo, passiva, e quindi spesso ci capita di addormentarci, vero? Guardando un film, cioè sei brutto, sì. E nel romanzo invece noi siamo chiamati, nei buoni romanzi siamo chiamati invece a creare, quindi insieme all'autore noi creiamo, quindi il personaggio, i personaggi, tutte le ambientazioni. Quindi questo romanzo è scritto bene, insomma, dà questa opportunità di non essere, diciamo, pedante con tutte le inutili descrizioni, proprio per favorisce quest'atto creativo e partecipativo del lettore. Io tengo un po' a precisare, perché a volte quello che sto scrivendo adesso è quasi giallo. Tengo a precisare un pochettino: se il sole si apprezza di più dopo che sta andando sulla scatola, cioè se fa caldo 40 gradi, si apprezza. Quindi anche in questo libro è capitato le cose brutte, spiacevole, però per farti apprezzare dietro di me. Ma certo, io penso che nella vita di tutti ci sono momenti bui di tristezza e che sembra che non c'è una via di uscita o una soluzione. Questo è il gioco della vita. Per tutti quanti c'è un momento di difficoltà e qualche volta anche di disperazione. Però, come sappiamo, e voi tutti sapete, che se il Signore ci dà una croce, poi prima o poi arriva anche l'aiuto per sopportarlo. Quindi non bisogna mai disperare. E quindi la preghiera aiuta soprattutto nei momenti più difficili a trovare quelle forze e quelle risorse, e poi chiaramente fare una vita sana di buoni principi, perché comunque la grazia aiuta e la bellezza porta, la bellezza della fede, dello spirito, porta a prendere quelle energie che soprattutto già dall'inizio già la famiglia te le può dare, ma poi la può dare anche la comunità. Se tu vabbè, ma è chiaro, insomma, se uno semina bene c'è un buon frutto, se uno semina male, insomma, non può sperare poi di avere attorno a sé delle persone preparate e pronte. In questo romanzo, come in tanti buoni romanzi, c'è sempre un protagonista che fa un percorso di crescita, di caduta e di crescita. Questo un po' in tutta la letteratura, partendo da quella mitologica, che poi comunque ci riporta a tutto, diciamo, la tradizione nostra, quindi l'ascesa, il successo e poi anche i momenti della disperazione, già stando in una comunità che ben apprezza i motivi religiosi, il nostro Signore Gesù Cristo, insomma, ha avuto un'infanzia felicissima, anche se la morte prematura del padre putativo sicuramente lo ha conquistato, però ha avuto un'infanzia molto felice, ha avuto anche degli amici, dei fedeli che lo hanno seguito e hanno fatto un percorso di fede insieme, ma non scevro dai pericoli, perché i rabbini giudei hanno sempre tentato in molte occasioni di ucciderlo e molte volte sono dovuti scappare o con le barche oppure in montagna. Quindi non è stata una vita facile. E poi il dramma, lui, come era scritto nelle scritture, ha dovuto accettare l'estremo sacrificio, che però poi serviva per una redenzione di tutti noi, ecco, per salvarci. Però non basta, qui ci dà una possibilità, poi ce la dobbiamo giocare noi
noi siamo protagonisti assoluti, abbiamo avuto la fede, la grazia, i sacramenti, però poi se vogliamo andare in paradiso ci dobbiamo mettere solo del nostro, perché ce lo dobbiamo meritare, non è per tutti, per tanti, molto, non per tutti. E in questo romanzo in qualche misura ci sono anche questi elementi molto di sottofondo, quindi chi ha fede sa ritrovare questi fili della matassa che riportano discorso, poi persone che invece non hanno fino ad oggi avuto un percorso di fede forse non lo saprà trovare, però questo romanzo può essere un aiuto, perché proprio questa simbologia del falco che viene in soccorso nei momenti più difficili e altri, che è proprio una simbologia di carattere cristiano. Sorridiamoci la telecamera. Intanto per quanto riguarda la provvidenza che in questo libro è rappresentata dal falco bianco, la mia provvidenza mi ha portato un latte bollente che non riesco a bere, con un miele che non riesco ad aprire, e non c'è un cucchiaino. La provvidenza però che è talmente bollente, mi fa più male che... Dai, la conclusione. Però il pensiero c'è stato. Il pensiero c'è stato, sì. No, per concludere, sicuramente è un libro che va letto, e perché, come ho detto, una lettura che scorre velocemente, senza essere noiosa ma neanche banale. E quindi è un libro che possono leggere sia i ragazzi ma anche tranquillamente gli adulti, e che affronta delle tematiche avvincenti. E è un libro anche avventuroso, perché parla di questa ragazza che affronta moltissime avventure, e, ma allo stesso tempo, come ho detto prima, è un cammino di crescita per questa ragazza, e in un certo senso possiamo anche ispirarci a lei e prendere spunto e magari riflettere su quello che le accade e riflettere anche sulla nostra vita, e perché non crescere anche un po' noi leggendolo. Quindi è un libro che ve lo consiglio, leggetelo, regalatelo, e questo. Complimenti a Leonida. Se ci sono domande, se no la salutiamo. Andiamo qui? Lisa scrive ma non fa. Io ringrazio il tuo collegio. Sono stato di male. Io ringrazio, non voglio girare le spalle, sono stato deputato dal Signore nelle relazioni e la famiglia, insomma, il sottolineo di questo momento. La signora Leonida, che è la nostra compaesana, che mi è venuta a chiedere la disponibilità. E sta benissimo, e noi per la cultura, per i nostri cittadini, dedichiamo tempo, spazio ed interesse comune. Sono soddisfatto, ecco, degli amici, di tutto il gruppo che è venuto ad apprezzare, ovviamente con le competenze dovute, la bellezza di questo libro che mi avete anticipato. E porto tutti gli auguri di questo tuo manoscritto da parte della nostra comunità. C'è il nostro rappresentante, il professor Antonelli, che fa parte della commissione, o coordinatore della commissione cultura, e mi piace che questa sera è presente, quindi aggiungiamo un componente in questa serata. Grazie signora Leonida, grazie di essere ospiti al nostro paese, alla famiglia Zonari.